I cosiddetti Binance Dual Savings sono uno strumento avanzato che al primo impatto sembra complicatissimo da capire. Effettivamente non è semplice, però se ci si dà un'occhiata, alla fine ci si rende conto che non è poi così difficile a tutti gli effetti. Che cos'è? È uno strumento che permette di ottenere un rendimento su un deposito vincolato su Binance ad una condizione che è il prezzo effettivo di Bitcoin alla scadenza di questo deposito vincolato, contratto, chiamiamolo come vogliamo. La curva di profitto o perdita è molto simile a quella di un'opzione, in particolare alla vendita di un'opzione put. Tra poco andiamo a capire meglio di che cosa sto parlando, non spaventatevi, perché tra l'altro vi mostro in questo video tutti dei grafichetti che ho fatto io proprio per farvi capire, in base ad alcuni parametri e in base a tutti i casi possibili del prezzo di Bitcoin all'inizio e alla scadenza, quanto effettivamente si va a guadagnare oppure a perdere. La prima cosa da tenere a mente è che si può anche andare a realizzare una perdita, perché se ci fate caso sono strumenti che hanno sì un APY cosiddetto, ovvero un rendimento molto alto, molto interessante, però a questo rendimento si accompagnano anche dei rischi. Vi anticipo già che il rischio principale è la volatilità, perché un'operatività di questo tipo va incontro a una perdita potenziale maggiore tanto più è alta la volatilità dello strumento Bitcoin. Non spaventatevi, ripeto, perché tra poco vi spiego tutto per filo e per segno. Sarà impossibile alla fine di questo video non aver capito di cosa sto parlando. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Abbiamo visto tutte le possibilità di rendita che ci sono su Binance, che sono tantissime, e adesso terminiamo la serie con la più complicata di tutte, ma anche quella che potenzialmente può dare la rendita più alta, ovvero i cosiddetti dual savings. Bisogna comprendere che cosa sono, altrimenti non ha senso utilizzarli. È uno strumento a rischio, è uno strumento appunto da capire. Nel video di oggi andiamo a vedere dall'A alla Z che cos'è innanzitutto, come sottoscriverlo, quali sono i rischi e qual è il possibile rendimento, quindi il caso migliore e il caso peggiore. Con esempi pratici, ve l'ho detto, ho fatto io dei piccoli grafici per semplificarvi al più possibile la comprensione dello strumento. Vi ricordo che se volete iscrivervi a Binance utilizzando il mio referral link che vi lascio in descrizione, avrete il 20% di sconto per sempre sulle fees dell'exchange. Quindi se non avete un account ve lo consiglio caldamente. Iscrivetevi, mi raccomando, al mio canale, lasciatemi un like per gasarmi ai massimi, seguitemi sugli altri social e andiamo a vedere i dual savings. Prima cosa, dove troviamo su Binance questi dual savings? Allora, li troviamo sotto il menu Finance cliccando Binance Earn e poi nella sezione Binance Earn alla fine sotto Asset Management troviamo Dual Savings. Cliccandoci sopra veniamo reindirizzati alla pagina dei Dual Savings. Allora, io adesso non ho ben capito se c'è, perché c'è questa sezione a parte che si chiama Binance Pool, sulla quale bisogna creare un account in sostanza, che non è niente di più che cliccare un open account. Utilizza il vostro account di Binance per aprirne uno anche nella sezione Binance Pool. Io non ho potuto verificare, perché avevo già l'account su Binance Pool, se è necessario aprirlo per utilizzare i dual savings, ma mi viene da pensare di sì, perché è sotto appunto la sezione pool. In ogni caso, ve l'ho detto, banalissimo, qua ci sarebbe scritto create account, open account, una roba del genere, voi lo cliccate ed è belle che è finita. Scorrendo qua sotto possiamo vedere tutti gli strumenti a disposizione, in particolare in questo momento sono tutti terminati, perché ognuno di questi strumenti, ne vengono rilasciati a lotti ogni tanto, ha una cosiddetta data di cutoff, quindi la data ultima in cui lo si può sottoscrivere, dopo la quale basta, non si può più appunto entrare nello strumento, e la delivery date, che è la sua data di scadenza. Allora, bisogna capire di che cosa si tratta quando si leggono questi parametri, perché questi parametri che vedete per ogni riga sono quelli che determinano di fatto in maniera diretta il rischio ed il potenziale rendimento dello strumento stesso. Ovviamente i due vanno sempre a braccetto, a maggior rendimento c'è sempre un potenziale maggior rischio ed è questa la chiave da capire, quindi capire se può valer la pena sottoscriverlo o no, se il rischio vale il rendimento che si può ottenere, ed è quello che cercheremo di capire anche con le simulazioni che facciamo oggi. Prendiamo ad esempio il primo, la prima riga, l'ultimo in
ordine cronologico. Aveva una data di cutoff che era il 15-10 scorso e una scadenza al 13-11, quindi in sostanza un 30 giorni circa, arrotondando, di scadenza. Ok? Quali sono gli altri parametri? Allora, il rendimento annualizzato, che è del 28%, questo significa che il rendimento giornaliero è 28%, adesso possiamo anche andare a fare il calcolo, 28 diviso 365, e poi possiamo moltiplicarlo per 30, in realtà è un po' meno, e calcoliamo che è 2,3, è il rendimento effettivo a scadenza, ok? Quindi questo è il primo calcolo importante da fare. Quanto mi rende lo strumento a scadenza? Ok, abbiamo questo parametro. Adesso cos'altro dobbiamo capire? Qual è il rischio in gioco? Il rischio di questo strumento è determinato principalmente da due parametri. Uno è lo strike price e l'altro è la distanza della data di scadenza dalla data di inizio, di apertura appunto, anzi scusate, di chiusura della sottoscrizione dello strumento. Quindi in sostanza quanto dura questo strumento? In che modo questi due parametri lo rendono più o meno rischioso? Proviamo a capire il funzionamento di questi dual savings. Allora, abbiamo detto che qualora a maturazione, quindi a scadenza, il prezzo di Bitcoin fosse superiore allo strike price, il pagamento della somma iniziale più l'interesse maturato, quindi nel nostro caso quello che ci abbiamo messo più il 2 qualcosa per cento, sarebbe fatto in BUSD, in stable coins. Questo significa che qualora il prezzo, ipotizziamo, di Bitcoin dovesse continuare a crescere e noi siamo bloccati dentro lo strumento, quindi a scadenza ci vengono pagati BUSD, ma nel frattempo il prezzo di Bitcoin è cresciuto, noi sì abbiamo avuto un guadagno, però abbiamo anche un mancato guadagno. Se avessimo il dato BTC avremmo guadagnato di più. Al contrario, se il prezzo di Bitcoin continua a scendere, noi siamo vincolati, diciamo, in questo strumento e veniamo pagati a maturazione in Bitcoin, è come avere holdato Bitcoin più ovviamente quel 2 qualcosa per cento che abbiamo maturato di interesse. Quindi in sostanza lo scenario peggiore è un movimento molto forte ambo i lati, perché movimento molto forte a rialzo abbiamo una grossa mancata opportunità di guadagno, che sarebbe stato meglio quindi holdando BTC. Al contrario, un dump marcato di BTC sarebbe una perdita effettiva, perché è come se avessimo holdato BTC, rispetto al caso in cui magari avessimo avuto la libertà di fare quello che volevamo e l'avremmo potuto vendere, ok? Quindi questi sono un po' i due casi estremi. In che modo si collegano? Beh, con lo strike price è chiaro, perché ovviamente lo strike price determina quanto di fatto deve, cioè che soglia deve superare Bitcoin per ottenere uno o l'altro pagamento. Banalmente, più lo strike price è alto e meglio è, perché se lo strike price è alto non mi cambia in nessun modo la perdita in caso di dump di Bitcoin, ma mi diminuisce la mancata opportunità nel caso di pump di Bitcoin, perché ovviamente veniamo pagati il controvalore in BUSD più l'interesse maturato allo strike price, quindi più è alto e meglio è. Quindi lo strike price più alto comporta un rischio minore, banalmente, lo strike price più basso un rischio maggiore, appunto, di mancata opportunità. Di contro, la durata dello strumento è anch'essa proporzionale al rischio. Una durata più lunga corrisponde a un rischio maggiore. Per quale motivo? Perché ovviamente in più tempo c'è molta più probabilità di vedere un pump o un dump di Bitcoin rispetto ad un tempo più ristretto. Quindi è come un'operatività, appunto, per chi mastica le opzioni, è un'operatività short volatility. Qualora si verifichi un episodio di volatilità di Bitcoin, massimizza la perdita o la perdita potenziale utilizzando questo strumento. Qualora invece Bitcoin resti fermo nell'intorno dello strike price più o meno, e meglio è per il rendimento dello strumento stesso, perché abbiamo il guadagno senza né la perdita, la mancata opportunità di guadagno, e nemmeno la perdita appunto dovuta al dump di Bitcoin. Quindi minore la volatilità, maggiore è il profitto effettivo. Andiamo a vedere adesso, numeri alla mano, in che cosa si traduce tutto questo. Vi ho preparato qualche slide per aiutarci, per tenere appunto dei numeri alla mano e fare dei casi concreti per vedere qual
qual è il reale guadagno o perdita a tutti gli effetti di uno strumento numeri alla mano. Vi lascio il download gratuito ovviamente di queste slide qua in descrizione e vi faccio anche una domanda per così, prima di iniziare, per spezzare un po' il ritmo. Qual è il vostro prodotto di rendita passiva su Binance preferito? Ditemelo nei commenti. Continuiamo. Allora, io ho fatto un'ipotesi molto semplice. Ah, una cosa non l'ho detta, che ci sono i dual savings, sono sottoscrivibili sia in Bitcoin che in stable coins. Di fatto non cambia assolutamente niente, per questo non ho neanche fatto la distinzione, solo appunto la valuta che si mette. Poi il profilo di guadagno o perdita è esattamente il medesimo, perché in entrambi i casi si viene pagati in stable se il prezzo è maggiore dello strike price, il prezzo di Bitcoin a scadenza, oppure in Bitcoin se il prezzo di Bitcoin è minore dello strike. Quindi appunto, ripeto, non ho fatto distinzioni. Andiamo avanti con i numeri. Ipotesi: al tempo T0, quindi immaginiamoci al tempo di sottoscrizione dello strumento, Bitcoin vale $10,000. Ho usato delle cifre tonde per semplicità, ovviamente. Scadenza 30 giorni, l'APY, quindi il rendimento annualizzato, è del 24%, rendimento a scadenza, facendo il calcolo che abbiamo fatto prima, è del 2%. Ok? Quindi a scadenza mi renderà il 2%. Lo strike price è di $12,000, quindi in sostanza, se il prezzo di BTC sarà superiore a 12K, io avrò 12K più il 2% in stable, o meglio in BUSD. Qualora il prezzo di Bitcoin a scadenza fosse minore di 12K, io avrei 1,02 BTC, perché è 1 più il 2%, a prescindere dal suo valore. Ok, quindi andiamo avanti. Un BTC o 10.000 BUSD. Vi dicevo che sia in BTC o in stable non cambia nulla, il controvalore l'ho usato identico per motivi di semplicità, ma ok, il profilo di guadagno e perdita è il medesimo. Andiamo a vedere quindi qual è il profilo a scadenza di guadagno e perdita. Lo ho realizzato in Bitcoin e in dollari in stable, così per vedere la differenza. Allora, abbiamo detto che dallo strike price 12K in giù è esattamente come aver holdato il Bitcoin più il 2% di interesse, quindi finiremo con 1.02 Bitcoin. Se invece il prezzo di Bitcoin a scadenza supera i 12K, vedete che in Bitcoin abbiamo una perdita, quindi in sostanza rispetto all'holding, se il prezzo di Bitcoin è di 12K più il 2%, che è il break even price, abbiamo una perdita, o meglio una mancata opportunità. Perché? Perché noi abbiamo un rendimento del 2%, che appunto è questo piccolo spostamento, ma se il prezzo di Bitcoin pompa molto più del 2% sopra allo strike price, noi è come se avessimo venduto qui al 2% in più, ok? E quindi abbiamo la mancata opportunità. Questo è il motivo di questa curva, ok? Il guadagno in Bitcoin può essere fuorviante e quindi andiamo a vedere qual è il guadagno in dollari effettivo. Questo è il suo aspetto. Cosa vuol dire? Allora, lo strike price è $12,000. Sopra i $12,000 abbiamo il guadagno cappato, fissato ovviamente. Ricordiamoci che il prezzo di Bitcoin attualmente è a 10.000, T0 abbiamo supposto. Quindi il guadagno massimo che si può ottenere da questo strumento corrisponde al prezzo di Bitcoin uguale allo strike price a scadenza, appena superiore, ok? Giusto per renderci possibile la maturazione in BUSD. Quindi abbiamo un guadagno di 2000 e qualcosa dollari, ok? Poi da lì in poi, se il prezzo di Bitcoin fosse continuato ad aumentare, il nostro guadagno si ferma comunque lì, perché ripeto, è come se avessimo venduto Bitcoin allo strike price più il 2% dell'interesse in più che lo strumento ci permette di maturare, ok? Quindi da qua in poi è fisso, il profitto in BUSD è fermo lì, cappato. Invece, allo scendere del prezzo, ovviamente, più scende peggio è, perché è come holdare Bitcoin più il 2% di maturazione di interesse. Quindi arriviamo a un break-even price che è pari a 10.000 meno il 2%, ovviamente, perché è il prezzo al tempo zero più l'interesse maturato, che ci permette di assorbire un 2% di perdita senza andare in perdita netta in stable, ma da lì in poi è tutta perdita. Quindi capite che
che l'intervallo ideale nel quale ricadere è quello che va tra il prezzo a T0 e lo strike price, perché lì è tutto guadagno del 2% e basta. E quindi non ho né la mancata opportunità che incorrerebbe qualora il prezzo superasse lo strike price, né la perdita effettiva che inizierebbe ad incorrere qualora il prezzo di Bitcoin diminuisse sotto al prezzo di Bitcoin al tempo T0 di sottoscrizione dello strumento stesso. Quindi molta volatilità uguale male, poca volatilità uguale bene. Il massimo profitto è proprio l'APY del 2%, scusate, il rendimento realizzato sul periodo, che in questo caso era del 2%, e qualora appunto si verificasse volatilità, abbiamo o una perdita intesa come mancata opportunità rispetto a holdare Bitcoin con un guadagno massimo cappato, oppure una perdita reale data appunto dall'holdare forzatamente Bitcoin fino alla scadenza, perché fino alla scadenza non si può chiudere lo strumento. E quindi da lì il motivo per cui una scadenza più lontana comporta un rischio maggiore. Ovviamente a una scadenza più lontana e quindi un rischio maggiore, solitamente Binance propone un APY più alto per compensare, altrimenti non lo sottoscriverebbe nessuno. Bisogna capire quindi, quando si sottoscrive lo strumento, se secondo noi nel periodo tra T0 e la scadenza sarà un periodo a bassa volatilità. Se la risposta è sì, vale la pena sottoscrivere lo strumento. Se la risposta è no, non vale la pena sottoscrivere lo strumento. Spero di essermi spiegato, perché effettivamente è un argomento complesso. Ho messo anche un po' di conclusioni, che è esattamente quello che abbiamo detto finora, ovvero profittevole se il prezzo è tra break even point e strike price, in realtà massimo profitto tra T0 e strike price, profitto minore di hold se il prezzo è maggiore di strike price, e quindi da lì più lo strike price è alto e meglio è, perdita se il prezzo è minore del break even point. Il break even point non dipende dallo strike price, perché ovviamente è come holdare Bitcoin, ripeto, quindi è indipendente, e entrambi i rischi si esasperano se la scadenza è più lontana, perché c'è il maggior rischio di volatilità. E questo è quanto. Qui ho messo il calcolo del break even point banalissimo, che l'abbiamo fatto anche insieme poco fa. Avete altre domande, altri dubbi? Utilizzereste questo strumento oppure no? Ditemelo nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.